La Torres espuglia Pesaro e riaggancia in vetta il Cesena, prossimo avversario del Pescara all'Adriatico. Sono già 12 punti di vantaggio di entrambe sui biancazzurri, che però devono recuperare la gara col Pontedera rinviata al prossimo 5 dicembre. Questo ed altro nell'intervento via Zoom del presidente Daniele Sebastiani nel corso della trasmissione Solo Calcio. Sabato è una partita importante, perché ci arriviamo dopo aver perso tanti punti ed esserci staccati di molto in una condizione che sicuramente non rispecchia quello che abbiamo fatto. Quindi possiamo dire, Presidente, in sintesi, che la dimensione è quella che è certificata oggi dalla classifica, la dimensione del Pescara, quinto posto? No, io credo che fino adesso avremmo meritato una posizione diversa. Non lo abbiamo ottenuta per colpe nostre, per mancanze nostre, però credo che il Pescara avrebbe meritato sicuramente, per quello che ha fatto in campo, qualcosa in più. Sono punti pesanti che abbiamo perso, abbiamo lasciato dei punti per strada veramente pesanti, ma dei punti facili, non dei punti difficili, dove la squadra comunque ha dimostrato di poter portare a casa il risultato, non ci è riuscito perché ci siamo mangiati l'impossibile. In prospettiva, perché questa è una buona squadra con giovani di valore che però devono crescere, c'è la forza, c'è eventualmente l'intenzione di confermare l'ossatura anche per il prossimo anno, innervarla per puntare decisamente a vincere il campionato, se non dovesse arrivare questo risultato quest'anno? Allora, la maggior parte dei giocatori che abbiamo sono di nostra proprietà. Significherebbe inserire due, tre elementi, quattro elementi che non sono una cosa proibitiva. È chiaro che poi bisogna sempre fare i conti con i tuoi bilanci, con quello che hai, con quello che riesci a fare, perché poi ci sono sempre i famosi limiti derivanti dagli indici che le federazioni vogliono per l'iscrizione, le filiazioni, tutto quanto il resto. Per cui noi quello che possiamo fare, come sempre, lo faremo. Se ci sarà la possibilità di migliorarci, lo faremo sicuramente. Sinceramente sono soddisfatto per quello che è stato fatto, perché è un gruppo nuovo, tanti giovani, come avete sempre rimarcato anche voi, e quindi è una squadra che comunque deve assorbire ancora tanto di quel lavoro che stanno facendo. Io sono più tra virgolette, preoccupato, più impegnato perché il mister riesca a trovare la quadra giusta sugli 11, su quei giocatori che deve comunque mettere in campo, perché secondo me ha tutte le possibilità di scegliere in una rosa che, a mio avviso, non ha niente da invidiare a nessuno. Col senno di poi, è pentito di non aver trattenuto Lescano? No, perché quando arrivi di fronte a certe situazioni, se te lo puoi permettere, lo puoi mantenere; se non te lo puoi permettere, non lo puoi fare. Quindi Lescano ha avuto un'offerta importante da parte della Triestina, è un giocatore che non è più giovanissimo, per cui ha cercato anche lui di ottimizzare al massimo quelle che sono le sue potenzialità. Al momento ti posso dire che noi non sappiamo né il prezzo preciso a cui è stato venduto Verratti, e né il conteggio esatto di quello che ci toccherà. Sicuramente i tempi non saranno brevi, ma a prescindere da questo, nel mercato di gennaio, se ci rendiamo conto che ci sarà bisogno di qualcosa, noi dobbiamo aspettare Verratti. Ci muoveremo per quello che sempre, per quello che possiamo fare.